Buonasera a tutte, tutti e tutto, benvenuti nello stand Libri, Media e Produzioni. Come ogni sera, Anna ride, già Anna inizia ridendo, iniziamo malissimo. Come ogni sera, Anna ride. Siamo qui per una presentazione dal titolo Un estadio in ogni barrio, ieri, oggi, domani, per uno sport senza confini. Con me in studio ci sono Anna e Lorenzo del comitato promotore del El Stadio del Bae. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Non mi salutavano, non erano così convinti. Stasera percorreremo un po' quella che è l'esperienza che è stata l'esperienza del progetto del Stadio del Bae, e cosa appunto è stata e cosa è oggi, perché oggi il progetto è rinato, è ripartito in pompa magna, quindi un po' ripercorreremo questi ultimi 20 anni di iniziative, di racconti e di attività politiche e sportive. Un progetto che è iniziato nel 2005. Durante la marcia dal 2001, dalla marcia del color della terra, quando tantissime compagne e compagni sono partiti anche qui dal nord-est per accompagnare gli zapatisti. In quel momento, purtroppo, Francesco, detto il Bae, non poté partecipare alla carovana ed era proprio un suo sogno essere lì, essere presente a questa marcia, perché un mese prima abbandonò questa vita terrena. I compagni, le compagne, i tifosi, gli attivisti e le attiviste però hanno fatto di tutto per continuare a portare avanti quello che è stato il suo sogno e quindi nel 2005 hanno deciso di ritornare in Chiapas e dar via a questo progetto. Prima di entrare nel vivo, ci guardiamo un video che appunto ci racconta con delle testimonianze chi era il Bae e cosa ha fatto nella sua vita. Chi era il Ba? Bae era un ultra, era un fratello, era un compagno, era una persona che aveva deciso in maniera anche molto matura di fare delle scelte nella sua vita. Sapeva che comunque sarebbe stata una vita molto tribolata, molto, come dire, difficile, molto sofferta, e comunque ha fatto delle scelte, ha scelto di dedicare gli ultimi anni della sua vita in modo particolare alla militanza, a comunque cercare di costruire, di sognare, di realizzare un mondo migliore, un mondo diverso da questo che non ci piace affatto. Sono Leale e ho avuto la fortuna di conoscere Francesco agli inizi degli anni 90, quando ho cominciato a frequentare la Curva Sud. Ho un sacco di ricordi e di aneddoti che tengo nel cuore, legati allo stadio, alle serate di Bar Quattro Cantoni, a Rivolta, però quello che volevo evidenziare sono i valori che Francesco mi ha trasmesso, che vanno dall'antifascismo, all'antirazzismo, all'amore per il proprio territorio, ai sogni dei popoli in lotta e allo spirito di partecipazione, che sono i valori che ci accomunano e che ci spingono dopo 20 anni a ripartire con il progetto del Stadio del Bae. Hasta siempre, comandante Bae. Allora, tutti forse si aspetterebbero un ricordo del Bae, delle tante cose che abbiamo fatto insieme a Rivolta, negli anni in cui siamo stati insieme, le battaglie e le lotte. Io però voglio ricordarmelo la prima volta forse che l'ho visto e dopo anni in cui ho riconosciuto chi era perché ci siamo rincontrati. Era gennaio 91, io ero ancora piccolo, non frequentavo per i centri sociali, però andavo a vedere le partite del Venezia Maestri in casa, e ricordo quel gennaio, sembra fosse la partita col Pavia, e i mesi in cui stava scoppiando la guerra in Iraq, e mi ricordo proprio di questa persona che prende, scavalca, invade il campo e alza uno striscione, uno standard, che tornò alla guerra. Ecco, credo che questo sia il ricordo che mi rimane indelebile, perché poi mi ha colpito ritrovarlo, ritrovarmi insieme al Bae, ritrovare una persona che mi aveva colpito in quell'occasione lì, nelle battaglie e nelle lotte che abbiamo fatto qui, e nell'aver portato avanti l'esperienza del Centro Sociale Rivolta, che era
la sua casa, come lo era la curva, una casa fatta di solidarietà, di lotte, d'amore e di voglia di stare insieme. Hasta siempre, comandante Bae. Di Francesco ricordo soprattutto una grandissima qualità, cioè la capacità di sapersi mettere in discussione, di accettare le critiche, soprattutto nelle conflittualità con le generazioni più giovani di cui facevo parte, che inevitabilmente, spinti da un sano entusiasmo e protagonismo genuino, discutevano magari con i fratelli più vecchi della curva, pur perseguendo lo stesso obiettivo. Ecco, nonostante la sua innata leadership, la sua innata autorevolezza e perentorietà anche nel risolvere le situazioni, era capace di darti un buffetto per assicurarti un momento dopo un'accesa discussione e quindi essere allo stesso livello di un giovane che si approcciava per la prima volta al mondo ultras. Questo è il ricordo che io ho portato nel 2005 in Chiapas e che spero che le nuove generazioni percorrano. Mi ricordo che quella volta con Francesco che tornavamo a Marghera, a Gavenesia, col topo, e già dimostrai la conquistazione di Eiger, governatore nazista dell'Austria. Niente, a metà ponte cominciava a venire su un caigo impossibile, che per trovare il rio che ne riportava a rivolta, avevamo rischiato di fare la percura di chi l'ha visto su Rai 3. Che viva il Bae per sempre. Il legame tra me e Francesco è il legame di una vita ed è per questo che mio figlio porta il suo nome. E mi ricordo quando Francesco da ragazzino seguiva mio papà nelle trasferte e poi io da ragazzino seguivo proprio Francesco che organizzava le trasferte. E ci perdemmo di vista un paio d'anni quando lui andò a lavorare all'estero e ci ritrovammo a Como in trasferta tutti e due adulti. Francesco ha sempre avuto un alto valore dell'amicizia, della fratellanza e della famiglia. Me lo dimostrò in moltissimi casi, uno fra tutti, quando un gruppo della curva fece un villafronto agli Ultras Unione, prendendo me come capro espiatorio. E Francesco 2 giorni dopo venì a casa mia dicendomi che andava a regolare i conti con o senza di me e senza mettere di mezzo il gruppo. Fu un gesto che andò contro i suoi principi della non violenza, però fu un gesto molto altruista e di leadership, che mi fece anche capire la differenza tra il capo che impone le proprie regole con la forza, con la violenza, e il leader che invece le impone con la forza della ragione. Hasta hermano. Come ho conosciuto il Bae? Era mio zio e niente, l'unica cosa che mi ricordo purtroppo di lui perché ero piccolino e che mi chiamava il Baetta e che mi diceva che da grande sarei stato Come come lui. E niente, mi manca tantissimo, ci manca tantissimo, ma Bae per sempre, rimarrà sempre con noi. lui. È difficile raccontare in pochi secondi un'esperienza del genere, così, senza neanche un po' commuoversi. Io poi mi sono trasferita qua e da lì è iniziata l'esperienza dell'osteria a rivolta che abbiamo gestito insieme, fianco a fianco, cuoca e cuoca. Ed è stata un'esperienza bellissima, bellissima, perché di lui mi è sempre piaciuta tantissimo la sua generosità, il suo altruismo, il suo coraggio, la sua passione, la sua voglia mostruosa di andare in Chiapas e di costruire qualcosa per gli altri e di questo sono sicura sia riuscita, anche perché non so se si legge, ma i sogni non attraversano solo gli oceani, i sogni attraversano gli universi, perché per me io ce l'ho ancora qua a fianco. Ha organizzato nel 99 a rivolta il banchetto nuziale mio e di Franz, ha fatto tutto lui. No, potrei stare qua un'ora e mezza, ma forse non basterebbe, forse servirebbe veramente un libro a raccontare tutte le cose che ho condiviso con lui in così poco tempo. Però il ricordo c'è, non c'è solo ricordo, c'è proprio la presenza. Il Bae è stato sempre un comandante coraggioso.
E l'ultimo regalo che mi ha fatto quando se n'era purtroppo andato da poco è che, scusate, questa è una cosa molto personale, ma io ho scoperto di aspettare mia figlia col test di gravidanza in mano guardando il suo manifesto di quando se n'era andato da poco nel giorno del suo compleanno. E questo è stato il regalo più grande che mi ha fatto. Ti voglio bene, fratellone. Lo scontro con la polizia attraverso le barche, no, dei cittadini, topi da trasporti, eccetera, è ormai diventato patrimonio comune della lotta veneziana, della città di Venezia, contro le ingiustizie. Beh, bisogna dire, bisogna sapere che questo cambio proprio quasi antropologico nel modo di lottare nella nostra città è stato possibile grazie al BAE. Perché il BAE era un grandissimo pilota di mototopo, forse è stato il primo compagno nostro a saper guidare i mototopi e lui con la sua solita enorme generosità si era messo a disposizione e mi ricordo come se fosse ieri la prima battaglia navale della storia di Venezia è stata fatta con un mototopo guidato dal BAE quando in Canal Grande abbiamo dato l'assalto all'albergo dove si era rinchiuso il nazista di Georg Haider che era venuto a fare una passerella in città. Ecco, da quel momento là il BAE ha dimostrato a tutti che era possibile sfidare la polizia con le barche. Ecco. Se quello che ha fatto il Comitato No Grandi Navi, che ha avuto una visibilità mondiale, europea, nazionale, ha cambiato il modo di lottare, della città di Venezia, è stato possibile grazie al BAE. Io che non ho frequentato il mondo degli ultras, ho conosciuto Francesco quando gestiva l'osteria Lo Sbirro Morto a Rivolta. E mi ricordo che al di là dei pranzi fantastici che faceva a noi che eravamo quattro scappati di casa, insomma, lui piaceva molto stare in compagnia, passavamo le giornate per molte ore, insomma, stavamo sempre molto assieme. E poi la sera un po' metteva la musica e ci faceva ascoltare i brani anni 80, dove poi noi ballavamo e forse le prime Trash Night. Volevo ringraziare tutti quei ragazzi che dopo 20 anni si sono ancora ricordati del BAE e che hanno organizzato questa serata. Però volevo dire anche di ricordare tutti quei ragazzi che nell'arco dei 20 anni se ne sono andati col BAE e che hanno avuto meno visione. Però ricordando il BAE ricordiamo anche tutti loro. Caro Francesco, 20 anni il 13 di questo mese che non ci sei più. L'unica consolazione che io ho è che i giovani, quelli che non ti hanno conosciuta, sanno di te e parlano di te. Noi gli abbiamo parlato di te, ma loro sanno di te, ti conoscono come se ti avessero visto e frequentato. E questo è bellissimo, questo hai lasciato. Hai lasciato un ricordo anche a quelli che non ti hanno conosciuto. Mi manchi tanto, spero di rivederti presto. E proprio queste ultime parole ci fanno capire quanto chi, intanto parte giustamente un applauso dalla platea. Dicevo, quest'ultimo ricordo ci fa capire quanto anche chi non ha conosciuto Francesco il BAE è riuscito comunque a fare proprie quelle che sono state le azioni e i valori che ha portato avanti. Sia come attivista ma anche come ultras. Abbiamo ascoltato chi l'ha conosciuto all'interno della curva, chi l'ha conosciuto nella militanza e ha portato quindi la propria esperienza e il proprio ricordo. Ora però proprio con Lorenzo ed Anna vorrei un po' entrare nel merito soprattutto di quello che l'ultimo intervento diceva, ossia chi oggi fa militanza, chi oggi è nella curva, nelle curve, ma soprattutto nella curva del Venezia, non ha conosciuto il BAE e continua a portare avanti quei valori, quei progetti che Francesco nel corso della sua vita ha portato avanti quotidianamente. Buonasera a tutte e tutti e tutto. Beh, sì, come giustamente anticipavi e come è emerso dalle testimonianze che abbiamo visto, la memoria del BAE è una memoria che è viva e che quindi
chi si approccia per esempio alla tifoseria del Venezia Mestre respira nel contesto appunto in questo contesto e vi riconosce la figura del BAE per la sua importanza e per il suo ruolo come padre della tifoseria unionista. Allo stesso tempo chi da attivista si avvicina a questa memoria ne ha sempre respirato appunto attraverso anche le testimonianze di chi ha condiviso con lui le battaglie e le lotte, il suo carisma, la sua volontà di costruire dal basso, come abbiamo sentito, un mondo differente, la sua volontà di spendersi nelle lotte anche di vario tipo, trasversali, da citare per esempio quelle per il diritto all'abitare. E come dire, in un certo senso anche la sua capacità di riassumere, di declinare le due dimensioni, no? Quella sportiva e anche quella dell'impegno. E quindi questo tipo di memoria, come appunto le testimonianze chiariscono, è una memoria che si respira, che è viva e che quindi ha riattivato questo percorso che aveva preso avvio quando appunto suo malgrado non aveva potuto perseguire il sogno, ecco, di partecipare a quella marcia a cui teneva, la marcia del colore della terra che i compagni e le compagne zapatiste hanno compiuto nel 2001. Hai citato la marcia del colore della terra e penso che entrambi, sia io che Lorenzo, non abbiamo potuto vivere quella grande esperienza, ma ci sono eventi che non vengono mai dimenticati, che attraversano gli anni e in questo caso hanno attraversato ben 20 anni fino ad arrivare a noi e fino a riempire la memoria anche delle nuove generazioni, sia all'interno degli stadi, ma anche, penso soprattutto a me, all'interno dell'attivismo, all'interno dei nostri centri sociali. All'interno di quella marcia che partì il 24 febbraio del 2001 da San Cristóbal de las Casas per portare quella delegazione zapatista fuori dalla Selva Locandona fino alla Città del Messico, è uno di quegli eventi che ha potuto attraversare qualsiasi confine, qualsiasi nazione, per creare un percorso fondato sulla resistenza, fondato sulla condivisione delle lotte. E penso alla grande volontà del BAE di essere presente in quella marcia, che ha visto la presenza dei centri sociali del Nord-Est e all'interno dei centri sociali del Nord-Est l'adesione del BAE è sempre, sin da subito, stata forte. Ma purtroppo qualche settimana prima è scomparso e la sua volontà, il suo sogno di essere presente tra quelle voci, tra quei corpi che hanno attraversato il Messico è stata portata avanti dai compagni e dalle compagne. Però io questo non lo posso raccontare, non lo possiamo raccontare perché non l'abbiamo vissuto direttamente, quindi vorrei che lo raccontasse chi ha potuto conoscere il BAE, chi gli è stato vicino nel ricordo all'interno di questa marcia, e vorrei lanciare la parola a Silvia Del Rivolta, che vi parlerà di quell'esperienza attraverso il video. Francesca aveva un grande sogno, aveva il sogno di conoscere la realtà delle comunità indigene e del percorso che stava facendo in quel periodo le ZLN, l'esercito zapatista di liberazione nazionale messicano. E aveva questo sogno e con noi doveva partire, perché sempre in quell'anno noi abbiamo partecipato alla marcia del colore della terra. La marcia che aveva organizzato le ZLN, che doveva attraversare buona parte del Messico e portare il messaggio e il significato di quella presa di posizione che in quel periodo le comunità indigene avevano
fatto. Francesco è venuto con noi perché l'abbiamo portato lì, ce lo siamo portati nel cuore, come dicevamo noi e come abbiamo scritto nei finestrini dei pullman che portavano la nostra delegazione in giro per questa carovana. E questo è stato il nostro modo di continuare il suo sogno. C'è una frase del subcomandante Marcos che mi piace molto e la vorrei citare per questa occasione, e dice: il sogno di una persona rimane un sogno, quello di tante persone insieme è la realtà che comincia. E da lì è cominciato il nostro portare il BAE in Messico, costruire il suo sogno. La carovana in Messico è stato per noi portare il primo pezzetto del grande sogno di Francesco, e per noi il sogno era quello di costruire uno stadio in nome suo, il famosissimo Stadio del BAE, che ancora oggi siamo qui per parlarne e per portare avanti questo progetto. Francesco era con noi in Messico e con noi il BAE è stato anche a Carovana Finita, quando il giorno che eravamo in aeroporto per ritornare in Italia ci è arrivata la notizia dai compagni di Venezia che il centro sociale Rivolta era minacciato da uno sgombero. Siamo rientrati in Italia e dall'aeroporto siamo corsi qui con le nostre tute bianche ancora, che tenevano il colore della terra, con i nostri paiacate, con tutto quello che avevamo, tutta quell'energia che ci aveva trasmesso la comandanza e l'esercito zapatista. Ed è stato con noi qui, nelle barricate, perché siamo tornati e questo centro sociale è diventato il nostro fortino. La foto alle mie spalle è emblematica e mi ricorda subito di quei giorni nelle barricate, nelle torrette per difendere questo spazio. Il nostro 2001 non è finito con la risposta al tentato sgombero del centro sociale Rivolta. A luglio ci aspettava un'altra data importante, c'era il vertice del G8 di Genova e noi come attivisti e come movimento politico eravamo prontissimi a parteciparci. E Francesco è venuto con noi anche a Genova, è venuto con noi quando era con noi al Carlini, era con noi in via Tolemaide, era con noi in piazza Limonda. Io a Genova avevo poco più di 20 anni e, come hanno cantato poi gli Assalti Frontali, avere 20 anni e avere sogni grandi. Eh sì, perché quella generazione aveva un grande sogno di essere in prima persona contro la globalizzazione, contro le politiche neoliberiste che già al tempo andavano devastando il nostro mondo. E Francesco la pensava come noi. Francesco era un ultras, era un antirazzista, ma era anche un attivista, era una persona di gran cuore e che sempre nella sua esperienza di vita si era messo anche lui in prima persona per difendere i più deboli e per chiedere la giustizia, insomma, in questo mondo. Io ho conosciuto Francesco gli ultimi anni della sua vita e trovo pazzesco che sono passati tanti anni e lui è ancora vivo qui con noi, nei nostri ricordi, è vivo nei progetti che portiamo avanti, è vivo il suo ricordo perché è una persona meravigliosa, evidentemente si è meritato di essere ancora qui, di aver attraversato gli oceani e di continuare a sognare di attraversare gli oceani. Per questo oggi siamo qui a ricordarlo e siamo qui ancora a portare avanti questo grande progetto dell'Estadio del BAE. Come diceva Silvia nel video, il 2001 un,
un anno di grandi emozioni, emozioni contrastanti, un anno in cui si sono susseguite carovane, c'è stata Genova, grandi partite allo stadio, l'anno della scomparsa del Bae. L'anno in cui comunque, nonostante la scomparsa, c'è stata la decisione che una promessa che nel suo ricordo si sarebbe fatto qualcosa di grande, non soltanto qui in Veneto, ma anche in Chiapas. E da lì è quindi appunto l'idea di ripartire nel 2005, di tornare in Chiapas per costruire uno stadio polifunzionale a Guadalupe. Però il programma si scontrò, no, in un certo senso, con quelle che poi erano invece le esigenze della comunità indigena. E quindi proprio quel camminare domandando che gli zapatisti ci trasmettono quotidianamente ha fatto un po' cambiare idea e ha fatto un po' cambiare quella che era l'essenza del progetto. Ti chiederei, Anna, di raccontarci quello che è stato appunto la carovana del 2005 e la nascita del progetto del Stadio del Bae. Sì, partiamo un po' sempre dal sogno che aveva e ha ancora adesso, mi sento di dire, il Bae di essere lì in Chiapas tra le comunità resistenti. E da quel sogno è nata un'idea concreta. L'idea iniziale di costruire, appunto come hai detto tu, uno stadio che però potesse contenere un'idea di sport diversa, un'idea di sport fondata sull'antirazzismo, fondata su una costruzione sociale dal basso che potesse parlare alle comunità giovanili e uno stadio in cui poter anche organizzarsi, poter parlare dei problemi della comunità. Quell'idea lì ha dovuto subire dei cambiamenti, è diventato un erbolario, ma credo che l'idea iniziale di costruire, di ergere appunto dei mattoni in memoria del Bae sia stata pienamente soddisfatta e il Bae sia ancora lì, ancora oggi in Chiapas grazie a questo progetto. Un progetto che ha visto collaborare attivisti, attiviste e ultra all'interno della creazione di una rete a livello nazionale, la cosiddetta rete del football rebelde, che poi dal 2001, dal momento in cui è nato il progetto che noi stiamo cercando di portare avanti, il progetto dell'Estadio del Bae, è arrivato fino alla carovana del 2005, vero Lorenzo? Sì, è appunto un percorso, un cammino che partiva da quell'obiettivo ma che rimanendo sempre in funzione delle prerogative delle comunità, dei compagni e le compagne zapatiste, poi ha virato e all'interno appunto di questa rete che descrivevi ha portato una serie di risultati concreti lì appunto nelle comunità del Chiapas. Che vanno appunto da attinenti rispetto alla rete idrica, alla rete agli allacciamenti elettrici, che si concludono appunto poi con quella che è la carovana del 2005, in cui una delegazione di compagni, di ultras, ha poi partecipato all'inaugurazione appunto dell'erbolario presso il caracol zapatista di La Realidad. E peraltro poi ha partecipato a quello che è stato il primo mondiale del football rebelde, quindi misurandosi con quella che era la rappresentativa zapatista, perdendo, e quindi concludendo quello che era il percorso iniziato d'impeto subito dopo la scomparsa, ecco. Sì, tra l'altro la forza anche di questo progetto in memoria del Bae è stato quello di portare anche tantissime realtà di tifo organizzato in Chiapas, anche tanto diverse. Credo che forse sia stata una delle ultime volte in cui tante realtà ultras si sono unite per fare qualcosa al di là delle appartenenze sportive. Io passerei adesso un po' su quello che è il presente.
A 20 anni dalla morte del BAE, un gruppo di attiviste e attivisti, di compagni e di ultras, ha deciso di rimettersi in cammino e di rilanciare questo progetto dello stadio del BAE. Ecco, mi piacerebbe che ci raccontaste un po' quello che è l'idea di questo progetto 2.0, mi verrebbe da dire, e quelli che sono gli obiettivi di breve e lungo periodo. Innanzitutto, la miccia che ha scaturito il rifiorire del progetto è stata, diciamo, la congiunzione di due elementi, ovvero il ventennale, appunto, della scomparsa del BAE, e causa, appunto, una serie di lavori urbanistici dove sorgeva il murales, l'iconico murales che chiunque viva nel territorio veneziano ha conosciuto, ha potuto apprezzare. A causa di, appunto, di questi lavori urbanistici è stato smantellato. Quindi la congiunzione di questi due elementi ha fatto scattare la miccia di questa memoria pregna di valori che abbiamo visto e che raccoglie, appunto, in questo contenitore del progetto dello stadio del BAE una serie di sensibilità e di appartenenze anche differenti, in cui, appunto, vi prendono parte attivisti del Centro Sociale Rivolta, dell'Associazione Iabasta, compagni del BAE, amici, ultras attuali della Curva del Venezia Mestre, e quindi una pluralità di visioni, di contenuti che sono, come dire, accomunati da quei valori di cui la memoria del BAE è, come dire, simbolo, quei valori di sport e di socialità dal basso che hanno, appunto, portato a rifiorire di questo progetto che appunto si è mosso da questi presupposti e che ha sviluppato tutta una serie di cose che adesso vedremo. Sì, esatto, Anna, ti chiederei perché, cioè qual è l'importanza di riprendere in mano oggi a 20 anni di distanza un progetto del genere e riprenderlo in primis a livello locale, quindi nel territorio di Marghera, di Mestre. Beh, abbiamo visto come questi quasi 2 anni di pandemia abbiano un po' cambiato, anzi non un po', abbiano cambiato radicalmente gli animi della comunità giovanile in primis, ma un po' di tutti e tutte, abbiano cambiato le modalità di aggregazioni, diciamo, le modalità di costruzione di una società, abbiano cambiato totalmente il modo di ritrovarsi e anche all'interno di questa cornice di fare sport. E tanti sono stati disagi, tante le baby gang, così vengono chiamati, che ancora vediamo in giro nelle nostre piazze, tante le risse che sono sintomo di tanta rabbia, di uno sfogo che viene trovato nel provocare violenza senza alcun senso, e in questo contesto creare uno sport che porti aggregazione, che porti confronto, che porti una socialità fondata anche sull'inclusività, sull'antirazzismo, è fondamentale. E farlo in memoria del BAE è un'occasione che non potevamo farci sfuggire di mano, soprattutto all'interno del concetto di questa memoria che continuiamo a dire non è una memoria lasciata a se stessa, è una memoria che vogliamo continuare a portare avanti attraverso un progetto che sia attivo, attraverso delle strade che sono state attraversate, che adesso sono state riaperte e che vogliamo vengano attraversate ancora e ancora più volte. Quindi da qui nasce la nostra volontà, da una memoria che ci è stata trasmessa, ma anche da una necessità che abbiamo visto all'interno del nostro territorio. Scendiamo un po' nel concreto e vediamo delle immagini, se la regia mi dà l'ok, su quelle che sono proprio gli obiettivi concreti di questo nuovo progetto. Ci devo parlare sopra? Allora Lorenzo direi che parla sopra mentre ci sono le immagini, no?
Sì, cioè, assolutamente. Senza vederle, tra l'altro, no, però è preparato Lorenzo. No, come anticipava, come giustamente diceva Anna, gli obiettivi del progetto locale sono quelli di riappropriarsi degli spazi, sia dal punto di vista della dimensione concreta e quindi quello di come dire, riapprocciarsi a una serie di spazi appunto abbandonati del nostro territorio, spazi sportivi ovviamente dedicati allo sport, che hanno una serie di problematicità anche concrete. Allo stesso tempo appunto vi è la dimensione del recupero, che è quella della partecipazione, quindi di rendere quegli spazi di nuovo vivi, di nuovo attraversati. E questo risulta a nostro avviso anche molto importante, perché diventa lo spazio per poter veicolare una serie di contenuti, come prima anticipava Anna, quella dell'antirazzismo, quella dell'inclusione, quella del potersi prendere cura anche del proprio stesso corpo attraverso lo sport, che nella dimensione, come dire, della macro sportiva, come possiamo vedere, oggi incontra una serie di contraddizioni, e lo vediamo durante questi europei con il balletto della FIGC e della nostra nazionale rispetto alla presa di posizione, ma lo vediamo anche rispetto al silenzio delle migliaia di morti nella costruzione del mondiale in Qatar. E quindi riappropriarsi degli spazi in tutte e due le forme significa veicolare un concetto di sport, un altro concetto di sport, lo sport che stava a cuore al BAE e che noi come nuove generazioni ci si è incaricati di far continuare a vivere, ecco, nel nostro territorio. Sì, appunto, come dicevi tu Lorenzo, un concetto di sport diverso, che non è soltanto mera pratica sportiva, ma è anche un impegno sociale e politico, è impegno a prendersi cura degli altri, è impegno anche a combattere contro tutte quelle speculazioni che dal locale fino all'internazionale arrivano proprio ad abbandonare spazi sportivi, arrivano a speculare su quelle che sono i grandi eventi sportivi. Ormai abbiamo, come dicevi tu, tutti sotto gli occhi quello che è il mondo, soprattutto del calcio mainstream, di tutto quel calcio basato soltanto su diritti televisivi, e dove anche quel concetto di vivere la curva purtroppo sta andando via via scemando. Ed è importante essere nei territori, è importante essere nei quartieri, soprattutto nei confronti anche delle nuove generazioni, quelle nuove generazioni che magari non hanno la possibilità permettersi un abbonamento in palestra, di permettersi di andare a partecipare ad un'attività sportiva di qualunque tipo. Quindi queste iniziative dal basso sono fondamentali. Quali sono state le prime risposte, Anna, che avete avuto rispetto alle iniziative che avete messo in campo in questo periodo? Beh, allora diciamo che sin dall'inizio, sin da quando abbiamo espresso la volontà di ripartire con questo progetto, c'è stata una grande condivisione di questa volontà, ma non ci siamo accontentati di questa condivisione, perché il nostro desiderio era proprio quello di partire nel pratico, nel concreto, sin da subito, e non è stato un periodo facile tra zone gialle, arancio e rosse che si intercambiavano, e appena abbiamo potuto abbiamo iniziato ad attenzionare i campetti che più avevano bisogno di una sistemazione, diciamo così, di tutti quei campetti, quegli spazi che potrebbero essere dedicati allo sport, che invece vengono lasciati a se stessi, che subiscono l'abbandono delle varie amministrazioni territoriali, e in cui appunto, come hai detto tu, come hai anticipato tu, potrebbe nascere la grande possibilità di creare uno sport che crei socialità, uno sport che crei aggregazione giovanile, uno sport che dia un modello di crescita diverso, un modello anche di sport diverso, un modello che non sia commerciale, ma che appunto dia
l'occasione di incontrarsi, di costruire qualcosa di diverso, di giocare su valori come l'antirazzismo, come l'uguaglianza di genere e via dicendo. Quindi siamo partiti con questa carovana, diciamo, di striscionata, abbiamo attaccato degli striscioni nei vari campetti in cui vogliamo portare avanti queste iniziative, e la prima iniziativa è stata quella del a Marghera, del campetto della Parmigiana, dove fatalità, ma non tanto fatalità, abbiamo trovato dei ragazzi che giocavano a basket, con cui abbiamo socializzato e abbiamo creato quella cosa che vorremmo continuare a costruire. Vorremmo creare queste reti sociali e sportive in cui inserirci per condividere, per allargare il nostro progetto, ma anche per realizzarlo più nel concreto. 20 anni fa qualcuno diceva pensa globale, agisci locale. Noi, devo dire che la nostra invece forza è stata sempre quella di pensare globale, agire globale, pensare locale e agire locale. Lo stadio del, il progetto dello stadio del Bae non è soltanto un progetto che è racchiuso rispetto al nostro territorio regionale, ma anche ha avuto e continua ad avere delle mire internazionaliste, giustamente. Quali sono appunto i progetti al di fuori del territorio nazionale per quanto riguarda lo stadio del Bae? Beh, allora diciamo che con la volontà di costruire il progetto locale non poteva non mancare lo sguardo internazionalista che ha sempre avuto il Bae, quasi di riflesso alle battaglie che continuava e ha continuato a portare avanti all'interno del veneziano. Ha guardato alle comunità resistenti del Chiapas che continuano a lottare e che però hanno dato l'esempio a tante altre comunità resistenti del mondo, e questa è stata la nostra volontà di allargare lo spettro del progetto a una visione internazionalista, a una visione che potesse arrivare e condividere le volontà anche alle comunità resistenti del Rojava o alle comunità resistenti della Palestina. E i tempi, come abbiamo ripetuto prima, non sono semplici, viaggiare non è semplice, organizzare carovane è ancora più difficile, però da qui in avanti la volontà di aprire tutti quei campetti e costruire un'idea di sport diversa, vorremmo che venisse proiettata anche al di là di ogni confine. Vorremmo che lo sport diventasse una possibilità di aggregare al di là di qualsiasi discriminazione, di qualsiasi disuguaglianza e di qualsiasi guerra. Vorremmo che diventasse l'esempio che lo sport può costruire dal basso comunità resistenti, può dare un'occasione di crescita diversa a tutte quelle comunità giovanili che si ritrovano a dover crescere tra le bombe, a dover crescere tra le oppressioni e le disuguaglianze. Quindi dal Rojava fino al Chiapas, per ritornare in Palestina, la volontà è appunto questa, di creare un filo logico che possa riflettere il progetto locale, ma oltre ogni confine, come il Bae ha sempre voluto ricordare. Tra l'altro, un pallone di calcio è lo strumento per eccellenza che, se messo in mezzo a un campo, non ha bisogno di lingue, di capirsi con le parole, ed è proprio, dovrebbe essere quello sport tra tutti probabilmente che dovrebbe abbattere qualsiasi tipo di barriera, però ahimè non è così. Dicevamo prima nel TG che quest'anno, questo 2021, è un anno particolare, un anno di ricordi, di memoria, e non ci piace a noi, come dire, ricordare e fare memoria così senza nessun fine, soltanto per la voglia e il desiderio di ricordare quello che è stato. Quest'anno accade una cosa, secondo me, importantissima e anche davvero emozionante per chi è cresciuto con quell'idea del modello zapatista. Nonostante una pandemia, loro sono più bravi probabilmente di noi abbiamo paura nel viaggiare, nell'organizzare cose. Quest'anno gli zapatisti verranno in Europa, anzi sono già arrivati, la prima delegazione è già arrivata.
per venire a vedere, a conoscere quelle che sono le nostre comunità resistenti, quelle che sono le battaglie che quotidianamente portiamo avanti. E ovviamente qui portiamo avanti anche una battaglia per quello che è un modo di praticare e concepire lo sport diverso. Quindi Lorenzo, ti chiederei qual è il rapporto tra la gira zapatista che in quest'estate solcherà e attraverserà il territorio europeo e il progetto dello stadio del BAE. Tra l'altro, faccio anche uno spoiler, ho visto che c'è stato un invito a una sorta di rivincita in un certo senso rispetto a quella che è stata la sconfitta di 16 anni fa. Esattamente così, quindi è stata inviata, e questo perché appunto i compagni e le compagne zapatiste in preparazione appunto all'arrivo della delegazione, poi successivamente all'arrivo di quella che sarà la gira zapatista in Italia e qui a Nord-Est, hanno appunto si sono profusi in una serie di comunicati secondo tradizione, e in uno di questi hanno posto molto l'accento della stessa importanza che conferiscono allo sport nella loro concezione della resistenza al sistema capitalista neoliberale, nella declinazione che gli abbiamo dato, e quindi hanno espresso la volontà anche di interfacciarsi, di rapportarsi, ma soprattutto di misurarsi anche con realtà sportive e con chi appunto condivide questa concezione dello sport come strumento per portare avanti un'idea di mondo differente. Non si poteva non cogliere questa palla al balzo, e quindi il comitato promotore dello stadio del BAE ha inviato ai compagni e le compagne zapatiste una lettera per invitarli appunto a concedere una rivincita a distanza di tutto questo tempo, a concedere una rivincita sportiva organizzando quello che poi diventerà quindi il secondo mondiale del football rebelde, a distanza di vari anni da quello che fu il primo. E questo ci sembra anche, come dire, in pieno stile zapatista, uno dei modi migliori per come dire, far ancora vivere e rendere presente quella che è la memoria del BAE e la sua funzione oggi nell'essere presente nella resistenza, così come appunto i compagni portano avanti il ricordo sempre costante dei propri compagni persi, che diventa uno strumento, un valore aggiunto nel rimanere presenti nelle lotte che si portano avanti. Grazie Lorenzo, grazie Anna, ci avviamo alla conclusione. Vorrei dire soltanto due parole per concludere. La grande capacità del BAE è stata quella di unire la sfera politico-sociale a quella sportiva. Lo faceva a fine anni 90, lo faceva all'inizio degli anni 2000, quando ancora in Italia era qualcosa di non conosciuto. Poi dopo, dal 2001, sono iniziate a nascere tutte le realtà di sport popolare indipendente in Italia, quindi mi verrebbe da dire che è stato davvero un precursore anche in questo. Spesso il mondo dello sport e il mondo dell'attivismo sociopolitico non vanno tanto d'accordo. Fortunatamente, soprattutto qui a Nord-Est, noi da sempre invece abbiamo detto il contrario e abbiamo praticato nel concreto battaglie e lotte per l'accessibilità allo sport per tutte e tutti, che poi sono quelle battaglie e lotte anche per i diritti per tutte e tutti. Con queste parole io vi saluto, vi invito a rimanere connessi per quanto riguarda tutte le notizie del progetto dello stadio del BAE su tutti i canali social e sul sito del progetto dello stadio del BAE. Ci attende un'estate ricca di eventi, lunga vita al progetto dello stadio del BAE, lunga vita ai centri sociali del Nord-Est e alle polisportive indipendenti e popolari. Buonasera a tutte e tutti, e grazie. We'll be right back.
Natale per Francesco.